Io uso solo, per farti capire, uso solo pitch e io uso solo queste due io. Il roll e i tre assi non li uso, li ho lasciati spenti perché non mi servono. Perché poi io. Sì, vai. Perché io comunque uso lo zoom che ho sulla manetta per zoomare all'interno dell'abitacolo. Perciò zoomo io avanti e indietro, non devo avvicinarmi e allontanarmi con la testa, capisci? Perciò Ok. uso solo questi due assi e basta. E poi queste sono le impostazioni che io ho dato, vedi? Questo è il destra-sinistra, le ho tenute un po' corte per evitare che giri troppo la telecamera. Ok, sì. E poi qua le metti più o meno, c'è una curva più o meno simile per tutte e due per avere all'incirca lo stesso modo di girare la testa a destra e a sinistra. Però vedi, io quelle impostazioni qua le cambio più o meno quasi tutti i giorni finché trovo quella che mi è più comoda, perché non so perché, ma non resta sempre uguale. Ci sono giorni che va benissimo, ci sono giorni che è una schifezza. Capisci? Non è sempre uguale. Ok. Però avendo speso 2,90 euro, 3 euro, va più che bene. Poi più avanti, magari se avrai la possibilità, ti prenderai un trachier un po' più serio, però per il momento, non potendo neanche io acquistarlo, mi accontento di questo. Beh, dai, ci sta. Cioè. Sì, va benissimo. È più che dignitoso, diciamo che non fa sempre quello che dovrebbe fare, però ogni tanto. La maggior parte delle volte fa il suo mestiere. Te capì? Sì. Ma tu, Zeus, sei su Star Citizen? Negativo. Stai volando? Sì, ho aperto il server Protector per fare l'esamino. Esamino, Ah, quello che riesce a semino, fare. le di Quello che riesce a fare. Io sono passato perché per anzianità, io l'ho preso per anzianità e basta, ma non me l'ha fatto l'esame. Ah, Mi ha detto, lol. Possiamo fare tu sei subito? abile a. Possiamo rimediare subito, non c'è No, no, ma problema. che rimediamo, va bene così, No, Zeus, no, ti no, ringrazio no. per E avermi dato il brevetto così a occhi chiusi. chi ti ha detto che hai fatto l'esame? Fammi capire. Me lo sono detto da solo, mi sono Ecco autoconvinto di averlo questo. superato e sono a posto così. Non ci posso credere. Dove sono tutti oggi? Non c'è nessuno. Punto. Aspetta, che questo sistemando una cosa. Allora, vai multiplayer. Giornatina bella afosa anche oggi, eh. Perché? Perché fa caldo, ragazzo mio, fa Perché? Perché caldo, vai a Caster è lavorare. talmente tirchio che non c'hai i soldi per, cioè non usa i soldi per comprarsi il condizionatore. Io sto col condizionatore, con di quello che fa fuori me ne può fregare di meno, Esatto. Ma chi sono Thor e Charlie Typhoon? vedi? Cazzo, non so. Che sono sul server 1, Mariana Island. Io vado a svolacchiare sulla Siria invece, che non c'è nessuno. Ma vieni a fare l'esamino qui, che Ma ci che facciamo due esamino? risate, dai. Non so più neanche accenderlo. Oh, fai quella automatica. No, mi ricordo, devo risettare tutti i tasti perché avendo disinstallato e installato per l'ennesima volta ho riperso tutti i tasti. Cavolo, tutte le scuse sono Tutte le scuse sono buone. buone, eh? Sto arrivando, Zeus. Vai, fai con calma. Sto Va lanciando bene. S. Facci con calma. Non si preoccupi. Picchia tutta la coppia, mi sembra giusto. Mission 2.
Stasera ci guardiamo l'Italia Ma da Ah, voda, sì. tutti giocano. con la Spagna, semifinale con la Spagna stasera. Olì. Hercules. Hercules. F14, imbarchetto. Qui ce l'hai, qui ce l'hai. Ti piace Caster il 14? Sì, però mi ci devo mettere un po' di più, però prima voglio finire di uscire almeno a capire il 5% dell'F18, sarebbe già una buona cosa. Tutto. Cioè, cosa devi ancora capire? Che senso tutto? Sì, beh, devo ancora capire un po' come si sparano le armi, di conoscere un po' tutto l'ambaradam, Ah. le varie armi e tutto il resto. Ok. Lambaramacci ciccoccò. Mi si è Vediamo detti sul sul comò. comò. C'è qualcosa da battere? Dov'è? Cos'è questo? Lorair Zeus. Eccolo lì. Zeus lo puoi abbattere. C'è una nave qui, c'è una nave. Cos'è sta nave qui? Come faccio a vedere l'immagine della nave? F9. Ah, usti. Che bel barcun. Da quanto viaggia? 17 nodi. Heading 335. Adesso carico un paio di arcuni. Vado a fargli la festa. Ecco, sono dentro, Zeus. Comincia. Hai startato la live, la stream. Sì. Torre di Zeus. Negativo, fammi Cioè, spiegazioni sì. degli strumenti, lo circuito e poi vai via. Allora, prima degli strumenti. Il primo. Aspetta che mi prendo tutti in lista. Ecco. Doppia tutti gli appunti, bravo. Prometti lo strumento di velocità si chiama l'anemometro. Bravo. Ah, non il biliciometro. Il biliciometro. Io non fondo l'idea. Strumento che misura la prua, la bussola. Strumento che misura. Anzi, sì. Il terzo è lo strumento, l'orizzonte artificiale. Il quarto è l'altimetro. Quando è che usi l'orizzonte artificiale? Quando sei in una nuvola e che non vedi niente, dunque devi sapere se sali o giri o... Ok. Ok. Andiamo avanti. Aspetta. Poi c'è l'altimetro, Sì. quello dell'altitudine. La lancetta piccola è quella dei piedi, delle migliaia, e la lancetta grande è quella dei centinaia di piedi. Bravo. Poi il quarto, no, il quarto, no, il quinto, scusa, si chiama il virus bandometro. Sì. Che ogni tanto l'aereo col vento, credo col vento, fa un po' di derapata, fa la derapata Quando l'aereo è a bassa velocità e entra in virata, il timone di direzione è poco efficiente, quindi può succedere L'aereo va in derapata. che... Quindi può No. scendere il posteriore oppure si può allargare. Sì. E quando la pallina è a
e a sinistra devi dare piede sinistro, e quando la pallina è a destra devi piede destro. Bravo. Poi Se le hai segnate l'ultimo, tutte, sì. bravissimo. tranne quello di orizzonte artificiale che lo so a memoria e non sapevo come scrivere. E strumento di velocità verticale, si chiama il variometro. Allora, quando c'è corrente ascensionale, Quindi tu stai volando livellato. Ciao livellato. Armin! Ciao Ciao Armin! Armin! Dunque, Sto quando studiando un stai modo volando? per fare una figata con la missione. Grande. Che stai Cosa? Che hai studiando? Che stai fatto? studiando? Praticamente, attraverso uno script che ho trovato, si possono creare le basi avanzate. Le basi Cioè? avanzate si creano con i C-130 che portano il pacco grosso Ciao Tommy. e poi con gli Ciao. elicotteri si possono prendere i pacchetti più piccoli e costruire o riparare i SAM, queste cose qua. In tutto questo ho scoperto come si conquistano gli aeroporti. Grande. Era molto più semplice di quanto potessimo pensare, cioè basta che le truppe entrano e l'aeroporto diventa della fazione delle truppe che sono entrate. Praticamente Armi gli chiede una cosa. Dopo 10 minuti l'ha fatta. Dovremmo chiedere alla sua signora se fa le stesse cose dopo. Lo fa. Assolutamente no, ho appena riparato lo scarico del cesso che erano 6 giorni che era rotto. Cos'è che hai riparato? Lo scarico del cesso. Lo Lo scarico scarico del del cesso. WWF, mannaggia Del di bestia. WWF. Vabbè, è francese cesso, Francesco. tu. È francesismo, sì, Francese. francese. Bello però, sono belli questi script. Mo Ah, ci pensavo sto lavorando. cesso io. Ci sto lavorando, ci sto lavorando. Su cosa? Che non ho sentito. Questa cosa qui che ti ho detto del cargo che può essere portato col 130 si costruiscono le basi avanzate. Da queste basi avanzate si possono creare le unità di terra spostando dei cargo piccoli e praticamente piazzandoli con gli elicotteri, anche con lo Yui va bene, però lo Yui può portare pacchettini, diciamo, fino a 2 tonnellate. Il Mi-8 può portare molto di più, 6 tonnellate. Ok. Perché ce l'hai familiare, tu porti così tanto? Station È wagon, sì, è lo normale. station wagon? Beh, sì. Bello, bello. Ora sto pensando perché così posso dare anche un motivo di esistere alle basi che stanno quelle nelle isole a nord di Mariana Island. E si può fare proprio che bisogna conquistare tutti gli aeroporti e lì la missione finisce. Grande. Però Dunque, Zeus, stai metti pure la dicendo? fazione avversaria pilotabile che uno può contrastare. C'è già la fazione avversaria pilotabile. Ok. Devo solo creare i supporti, nel senso che comunque devo vedere se cioè, ci vogliono degli aerei che possono portarla. Dovrei mettere lì Armi. 130 russi, però un po'. Sì, Ma dove Armi, stanno gli quando aerei di trasporto russi? Armi. pilotabili? Non Ah, no, non puoi pilotabili no, pilotare gli pilotabili L-78. no. Se quando hai tempo ci mi metti un 18, un 15 nella cosa della Coalition Rossa sulle Marianne Island. Che ogni tanto vado con i Red e faccio pure Andiamo fuori qualcuno. contesto storico. Cosa? L'ho già segnata che era stata una richiesta di Tommy. Devo capire come mettere la mappa. Perché se la devo tenere con ognuno i suoi, allora dovrei andare a levare anche i JF-17 dai blu. No, no. Devo pensare un attimo. Perché l'F-18, ad esempio, l'F-15 non funziona se sono nei red. Quindi con la Russia non funzionano un po' di sistemi. Il sistema di navigazione non funziona, per esempio, con l'F-18 rosso, russo. Aia.
Però anche quella è una cosa che potrei ovviare. No, no, vai, non go, Non lo non. so, ma vediamo. Potrei fare un'altra mappa, eventualmente, No, del no, PvP. dai, cioè, se per creare un'altra mappa, nuova missione, tutte No, queste no, cose, potrei fare. Allora, si per potrebbe fare un'altra. un'altra mappa dove si mettono gli aerei coalizione rossa e coalizione blu, e con gli stessi aerei che diventa una mappa PvP. Invece questa qua mi piacerebbe tenerla più PvE, quindi più attacco a terra, più fatta articolata, capito? Sì, dai, ci sta. Perché sennò poi diventa un po' un macello. Perché entra un sacco di gente. Ho visto che è piaciuta. Entra un sacco di gente Dove? nel server nostro, quello Mariana Island. Ieri ne ho bannati un paio. Perché? Perché Perché non hai... uno si era messo a pilotare un SAM che stava nell'aeroporto e sparava. A tutti. Ma E sparava gli aerei blu che partivano dall'aeroporto. stava a divertire il quadrano. il combined arms anche Sam? Sì. Da tutti, Ah, ok, lui Braga di Ola. fa tutto. Sam, carri armati. Ah, poi a proposito, anche questo, nei C-130 si possono anche paracadutare i carri armati volendo. E Magari a dunque terra quelli sono operativi o spariscono No, appunto. operativi, operativi, nel senso che poi Una prova che sempre con lo dobbiamo farmi è prendere un C-130 biodabile con un altro col combine d'arma e far salire un carro all'interno, a vedere se E il problema è che poi come fai? Lo devi far scendere. lo tiene. Oh cazzo, Non lo sì, puoi poi paracadutare. atterri fuori dove cazzo decidi, che tanto l'Hercules se lo può fare, che è un tutto terreno, e lo scarichi. Mariana Island è un po' problematica da questo punto di Ah, vista. chissà qualche aeroporto abbandonato Che cazzo? Ma nelle isole a nord. Nelle che... Vabbè, isole a veda lei, veda lei, sud. veda lei. Appunto. Me la devo Deve... elaborare. Sì. Dove eravamo rimasti qua? Protector, e devi ricominciare da capo perché non mi Sì, ricordo più niente. manuale. De no, seriamente? Sì, tesoro. Facciamo i capricci, Allora... aspetta all'angoletto, eh. Scappa, Il scappa, scappa. primo strumento di velocità, anemometro. Ok. Scappa, scappa, scappa. A che serve Secondo l'anemometro? per la velocità. Con quale attrezzatura, con quale strumento riesce a leggere Che cazzo mi ha agganciato che non mi molla più? la velocità? Con Sono una versione l'aria 1 che con... dice che cazzo mi ha agganciato. Non si può fare questa cosa qui, eh. Vai, continua. Ma queste cose non... Perché queste cose me le dici all'ultimo momento che noi abbiamo Ti sto studiate? ampliando piano piano la mente. Tu intanto lo so, se lo sai lo dici, se no te lo spiego io. Con una sonda, forse? Una sonda che si chiama? Tubo di pitot. Ah, è quella lì che c'è dietro il Tubo di cockpit del... pitot. Adesso vai su Google e cerchi tubo di pitot. Tubo E vedi anche di... la teoria di Bernoulli collegata al tubo È di un pitot. po' Vai, complicata, però. vai, 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 che ragazzo intelligente, ya fa, ya fa, ya fa. Da dove Venturi Aspetta, sul tubo con di la Pitot? Se teoria... non mi sbaglio è Venturi sul tubo di Pitot, però. Non Bernoulli. Sì, uno Bernoulli è dei sulla due, non mi portante. ricordo, comunque dicono tutte e due la stessa cosa, che fai una ricerca che c'ho questo dubbio, Tom, protector. Bernoulli, quell'altro era? Ok, Venturi. Che fai una ricerca su Venturi e Bernoulli. sarebbe il marito dell'avventura, Venturi? No, i mariti sono più perché ce Ah, l'hai. che sono più mariti, certo. Boomer, Ce l'hai. Hai visto? Hai buonasera. visto? Hai Ciao visto? Hai Zeus. visto? Hai visto? Hai visto che ci sei arrivato? Sta a Se è fare una battuta, hai visto? disponibile la attendiamo. Sì, volentieri. Cerca tubo E di Pitot. Venturi e Torricelli, tubo di pitot. Leggi, leggi, leggi. Facci auscultare. Aspetta, ma, aspetta, che cerco quella precisa su Wikipedia. Wow. Dunque Cerca il tubo di era... Pitot.
Ampliamo la tua mente, proprio. Non solo la tua, sappilo. Hai un po' di cultura. Aspetta, tubo di Pitot, teoria. No, teoria, tubo. Wikipedia c'è proprio il tubo di Pitot. Tubo di Pitot, eccolo lì. Ah, il famoso tubo di Bitonto? Esatto. It, tubo di Pitot, eccolo lì, aspetta. Vediamo se me lo legge in tubo di Avanti. Pitot. Eccolo lì, trovato. Il tubo di Pitot è uno strumento utilizzato per misurare la velocità macroscopica di un fluido, ad esempio un gas. Fu inventato nel 732 dall'ingegnere fisico francese Henri Pitot. Vedi, i francesi fanno buone cose. Vedi un po', non sempre però, oltre alle crêpe oltre alle crêpe e no, quello croissant lì e e alle alle baguette. baguette e alle baguette, anche le baguette fanno il tubo di Pitot basa il suo funzionamento sulla pressione totale di un fluido. Un tubo di Pitot è fornito di due prese di pressione, una all'estremità anteriore disposta tangenzialmente alla corrente e una sul corpo disposata perpendicolarmente al flusso. La differenza tra le due pressioni, la pressione dinamica misurata con un manometro. manometro differenziale, sì, Manometro. manometro, è proporzionale al quadrato del modulo della velocità macroscopica. In formule, qua cose di liceo, qua c'è la formula del coso di. Ok, prova Siete Bernoulli. ingegnere lì. Prova Bernoulli. Cosa? Prova Bernoulli. Ok. Aspetta che ricerco. Allora Tubo io di intanto Pitot. chiamo la torre. Torre? Lei è già nell'abitacolo? Sì, sono già nell'abitacolo. Roger. Allora chiamo la torre. Torre da boomer. Avanti boomer, qui torre. Chiedo autorizzazione per startup. Autorizzato alla startup, riportare startup conclusa. Siete troppo Roger. professionali, non si fate sentire il imbarazzo. Il teorema di Bernoulli, o equazione di Bernoulli, o ancora principio di Bernoulli, in fluidodinamica, in Lui. fluidodinamica, ecco, bravo, hai capito? Fluidodinamicamente. No, Concentrati, fluido. protetto, ricomincia da capo, dai. Il teorema di Bernoulli, o Sì, equazione no, di Bernoulli, o digli ancora che è già principio. finita la scuola, Protector, basta fare i compiti, O ancora principio di Bernoulli, in fluido dinamica è una relazione che lega tra loro la velocità di scorrimento, la pressione e la densità di un fluido in un tubo con sezione a altezze variabili, individuando una costante nel moto dei fluidi ideali. In questa lunga lezione affronteremo un importantissimo teorema della fluidinamica, la legge di Bernoulli. E poi c'è tutta la cosa. Vai direttamente alla legge di Legge di? Bernoulli. No, la spiegazione, Legge va di lì. Ber Equazione di Bernoulli? Sentiamo. Equazione di Bernoulli? In fluido di dinamica rappresenta un modello semplice di flusso inviscido di un fluido incomprimibile Comprimibile. in regime, sì, di moto stazionare. L'equazione di Bernoulli si deriva mediante l'omonimo teorema dall'integrazione
dell'equazione di Euler, della quantità di un moto lungo in linea di flusso, e descrive il moto di un fluido lungo tale linea. Cerca quell'altro che aveva detto Armi, come si chiamava quell'altro? Armin, come si chiamava? L'altro Mi teorema. sa che si è sganciato, cioè si è mutato un attimo, credo. Si è mutato. Che fa? Facciamo sto corso? Allora? E allora qual è che come si chiamava la cosa? Come si chiamava? Come si chiamava? Come si chiamava? Lo ricordi? Io non ricordo. Amo neanche. Neanche te? Neanche me. Neanche me, no. In Zeus. questo silenzio, torre torre da boomer. Avanti, boomer, che serve? Riporto startup effettuato, pronto per il rullaggio in pista. Ricevuto, siamo in stato di emergenza, quindi lei allerta 1, decollo immediato, proseguire per prua 025, intercettare di motore nemico. Roger, eseguo. Zeus, ti dico gli strumenti? Strumento di velocità anemometro che si misura col tubo di Pitot. Non ti dico niente, vai avanti. Che misura la prua, bussola, strumento che misura l'altitudine, altimetro, il virus bandometro, quello con la pallina, Sì. che quando sei a bassa altitudine, Quando stai? l'aereo, quando stai a bassa altitudine, che fai una Quando virata. stai a bassa Quando stai velocità, che c'entra l'altitudine? se abbassa velocità, scusa, e che fai una virata, a volte il timone Di coda. cosa, sì, non basta per fare la virata, se non sbaglio. Timone di direzione a poca efficienza, quindi che po cosa potrebbe succedere? Che l'aereo si mette a derapare e che lo strumento nella pallina si mette a destra o a sinistra. E dunque tu metti il timone, metti piede destro o piede sinistro. Cazzo, mi sono agganciato. Giusto, Allora, vai Zeus. su Google e cerca virus bandometro. Ok, subito. Virus bandometro. Metto sband a me mi fa sbandometro, non virus bandometro. Però è lo stesso, è uguale. Lo sbandometro, sbandometro sovente, detto anche pallina, è uno strumento atto a indicare la direzione della gravità apparente all'interno della cabina di un velivolo. È costituito da un tubo trasparente con le estremità leggermente incurvate verso l'alto, riempito di olio all'interno del tubo, rotola liberamente una pallina di acciaio. Fa parte della strumentazione di bordo di base. Il meccanismo dello sbandometro è compreso anche nel più complesso virus bandometro. Proseguito. Proseguito. Funziona mezzo. Il volo orizzontale
Il volo orizzontale. La pallina giace nel punto più basso del tubo, cioè al centro, così come quando il velivolo è fermo al suono. Durante una virata, eseguita in modo corretto, sebbene l'aereo si inclina, la combinazione di peso e forza centripeta fa in modo che la gravità apparente all'interno del velivolo non cambi direzione. Di conseguenza, la pallina mantiene la sua posizione centrale. Se la virata non è corretta e coordinata, la gravità apparente spingerà la pallina e scivolerà verso uno dei lati del tubo. Continua. Tecniche di pilotaggio. Se dice normalmente, per semplificare il concetto, che la pallina si allontana con il pedale, con il piede, e si attira con la mano. Per spiegare l'affermazione, supponiamo di stare pilotando un aereo e di effettuare una virata a destra. Se durante questa virata a destra la pallina scorre verso destra, ovvero verso il suolo, l'aereo è in condizione di scivolata, cioè troppo inclinato rispetto alla sua traiettoria. Con la sua componente di peso prevalente, il pilota può correggere il problema di assetto in due modi: centrare nuovamente la pallina premendo il pedale destro o portando la barra a sinistra. Meglio entrambe le cose per un effetto più dolce e graduale. La regola è identica nel caso in cui la pallina stesse scivolando verso sinistra, cioè verso il cielo. Significherebbe che la forza centrifuga sta avendo la meglio, mandando l'aereo in derapata, quindi poco inclinato rispetto al raggio della virata. In questo caso la correzione si ottiene premendo il pedale sinistro esterno alla virata o portando la barra a destra. Cosa ho agganciato? Zeus? Sì, continua. Non è finito qua, okay, il coso. Prossimo strumento. Strumento di velocità verticale, variometro. Corrente ascensionale uguale sali, cioè che stai in volo livellato. Trovalo su Google, vediamo che dice Google. Cosa? Il variometro. Sì. Ok. Io sto sempre volando. In aeronautica il variometro è uno degli strumenti di volo a capsula, come l'altimetro e l'anemometro, installato a bordo degli aeromobili. Il variometro indica la componente verticale della velocità dell'aeromobile, velocità ascensionale, discensionale, velocità di salita e discesa, espressa in centinaia o migliaia di piedi al minuto, o in metri al secondo sugli alianti, fornendo quindi ai pilota sul moto verticale variazione di quota nel tempo del velivolo. Ricordiamo che questo non è uno strumento primario. Per strumento primario si intende quello strumento che dà un valore essenziale ai fini della condotta del volo. Bravo, grande. Grazie Wikipedia, mi hai salvato. Ci hai dato lezione a tutti. Eh sì. Ho detto io che si impara tutti qualcosa oggi. Problema. Io non pensavo che non fosse calcolato come primario il variometro, per esempio. Però ora c'è un problema, che non mi vede più il cockpit del 51. Prendi un altro modulo. Te l'ho cambiato. Mi hanno intercettato l'harpoon, l'hanno abbattuto a metà strada, non è giusto. Aspetta, prova con... Che mappa? Sono sulla Siria. Ah, ok.
Mi hanno intercettato l'arpù. Boomer, boomer da torre, cambio. Avanti torre, qui boomer. Sta eseguendo un'intercettazione per 025. Questa che Ah, nave? 0-2-5, ho capito, Una 2-3-5. Abraham Lincoln. Allora andiamo a fare un appontaggio. 0-2-5. Yes. Allora, Torre mi da porto a protector. 0-2-5, torre. Avanti protector, qui torre. F7. Chiede autorizzazione allo startup e poi rullaggio. Negativo, riportare startup effettuato. Chiudo. Riporter. Significa che io posso far spawnare anche degli aerei su ruota, aerei e elicotteri. Armi sta scoprendo un mondo, sta tutto eccitato. Biddu, biddu. Armi? E Prima stai parlando di elicotteri e di cargo. Cioè, per cosa? Dice S? sì. Ah, vuoi fare una missione, tipo? Perché tu, Aggiungere Tommy? robe alle missioni che stanno già. Tommy, tu hai elicotteri? No, però tra poco mi compro l'H1. Lo Yui, bravissimo. A quel punto il Mi24. È difficile, lo Yui è un giocattolo, è divertentissimo, vuoi fare tutto. Ma Zeus, stai bene? In che senso? Nel senso che nel senso che sulla pista c'è un Sono io, sto riparando. Ah, ok, meno male. Posso fare switched condition e posso far nascere qui. Io farei nascere degli aerei. Torre da boomer. Avanti boomer, qui torre. In rotta per 025, intercettazione biplano. Riportare contatto visivo con aereo nemico. Chiudo. Riporterò, chiudo. Ma non ha l'attacca sta nave qui. Torre da protector. Avanti protector, qui torre. Chiedo autorizzazione al rullaggio. Autorizzato al rullaggio, riportare punto attesa. Riporterò. Oh, i C-130 non possono. Vabbè, lo metto ground il C-130 oppure 120, si schianta. 127, no, lo puoi mettere ground. non lo puoi Perché mettere. non me lo fa. Da Devi ruta mettere non me lo fa client partire. prima, se no non te lo fa mettere dove dovrei. Mi scappa la pipì, papà. Non ne posso proprio più. Mo la faccio qui. Io la faccio qui. Chi la cantava? Coso. Zeus. No. Pippo Pippo Franco mi sembra che. Franco, esatto. Torre da protector. Avanti protector, qui torre. Chiedo autorizzazione al decollo. Anzi, ha ingresso in Negativo. pista. Come? Ha ingresso in pista. Autorizzato al contropista per pista in uso e attendere nuove istruzioni. Riportare al momento di partenza. Anzi, no, si Riporterò. parcheggia a destra appena arrivato a fine pista, che devo andare al bubbo F. Ok. Che ti devo dire? Se scappa il WWF, scappa il WWF. Se scappa un animale, bisogna andare a riprenderlo. Una specie protetta, poi. Zeus è l'ultimo della sua razza, eh. Dopo di lui non ne hanno fatti più.
Non si sa se hanno buttato via lo stampo. Esatto. Ah, ma c'è anche un F-18 su quest'isola. Sì, poi ci passo io, va che è meglio. Col F18. No, Che stai guidando niente. l'F-18? Sei tu, Sì. Caster? Tommy. Sono. Se sei sulla Siria, sì. No, sono qua sulla mappa nostra di Marianna Island. No, io sono sulla Ciao. Siria. Ragazzi, io devo cambiare modulo perché sono scemo e che ho premuto W troppo tempo e dunque. È esploso? No. No, non è esploso. Il motore RIP. Era l'ultimo giorno di scuola. Ma tu armi che joystick tra Kira usi? Io uso l'X56 come joystick e come tracker non c'ho il tracker ma c'ho Tobi. Buono, non dico. Tu hai il Tobi? Sì. Funziona bene il Tobi. Senti, ti ci devi abituare, nel senso Perché? che ora che sono abituato, perché per te non ci sono problemi, non ti viene mal di mare, per chi ti guarda viene mal di mare praticamente, perché si muove molto, è molto sensibile. Secondo Perché no? Dico, perché per. me perché si muove molto ed è molto sensibile. Ma riesci a trovare una via di mezzo? È tutto regolabile. Io le mie impostazioni le ho trovate, bisogna stare a sbatterci un bel po' sulle impostazioni. E poi c'hai, secondo me, un ottimo tracker. Cioè, preferisco, prima all'inizio mi pentivo di quello che avevo fatto, perché è veramente senza regolazioni impazzivo. Poi, ad esempio, Flytico l'ha preso e l'ha restituito perché non riusciva a regolarlo, si è snervato e l'ha ridato indietro. È strano, non è un tracker normale. È quello che attacchi sotto il televisore, sotto Sì, il lo monitor, attacchi scusa. sotto il monitor e ti segue principalmente gli occhi. Segue principalmente gli occhi. Quindi dove guardi lui punta. Ottimo. Ti ho detto, è comodo perché poi nel frattempo comunque segue anche la testa, i movimenti della testa in tutte le direzioni. Avanti, indietro, Ma destra, sinistra, e sopra, sotto. quello che allora? Quello che allora non so quale c'ha. Tu hai un monitor da Il mio è 32. 32. Io sto morendo con questo tracker, allora ancora non lo sto usando Mi molto. fa sbattere, eh? Perché mi fa Sì. sbattere. L'hai scaricato? Sì. Però mi fa sbattere quanto secondo me fanno sbattere gli altri. Gli altri non li conosco purtroppo, quindi non. Mi È sta un dando il track noir con una webcam della PlayStation e va meglio sicuramente di una webcam normale. Vabbè, la webcam della PlayStation ha dei principi 3D, quindi Protector da torre cambia. c'è un bisogno di Perciò infrarossi quella. ci devi Quindi litigare un po' con le impostazioni, però se ne trovi una bene o male ci giri in giro Protector da torre e cambia. non va male. Avanti. Ti ho detto, da quella tempo. Autorizzato al decollo. È che l'ho guardato il Tobi, ma costa una cifra, ostica, zarola. Sì. Costa quasi 200 200 euro. euro. Riporto, cosa riporto? Invece voglio cominciare la mia carriera come pilota e racer. No, Quindi. veramente. Ah vabbè, mi sembra giusto. Quante ne sai? Vabbè, non è a sapere, là bisogna essere bravi. Anche Ti devi perché è il racer concentrare sulla dunque. protector.
Radio Cos'è Redu. che sarebbe? Le gare, quello di cui parlavamo ieri, tra parentesi, le gare virtuali con le macchine virtuali. Ah, non nella vita reale. No. Ah, vuoi fare il pilota di... Di macchine, sì. Ho capito, ma hai già qualche investimento pronto da fare? Hai già tutto? No, ho visto però 250 euro. Vai, entra in controbase adesso. Costa il... la cosa che costa meno il... Vai, entra nel sottovento. Vai, veloce, protetto. Il Thrustmaster? Logitech G29. Allora, se vuoi un consiglio, resta sui Thrustmaster. A me hanno parlato moltissimo bene del G29, malissimo del Thrustmaster. Del T300? Sulla stessa fascia di prezzo, non so qual è, non mi ricordo qual è. Il T300? Ne hanno parlato proprio male. Ha detto allo stesso prezzo prenderesti, no? Hai guardato i Fanatec? Non perdere quota. I Fanatec? No, non ho guardato ancora praticamente nulla. Non capite, cosa vuoi? Non vedi flap, non perdere quota. Sai che c'è differenza fra il direct drive, la cinghia, ingranaggio? Non perdere quota. E tutto il resto, vero? Tira in base, dai. Sì. Me lo sono studiato. Flap ancora non l'hai messo. Force feedback, potenza del... Tiralo su. Eh sì. Non perdere quota. Però... con qualche risparmio in più, se fossi te punterei al fan, al tiralo su. Però vai, sono convinto, capito? Perché? Devo provare entra ancora, in devo vedere se mi piace. Non perdere quota, entra in finale. Ah, ho capito. Ho preso l'abbonamento ai racing livella. a 4 euro. Livello. 3.000. Ai racing, mamma mia. Correggi ancora. Vabbè, a destra. Vai a destra. Sì, no, vai, hai preso il... Vai a destra. Hai preso il software giusto, eh? Vai a destra. Sta andando. Vai a sinistra. Però anche lì, come di CS, tutti i moduli devi pagare. Però quelli che stanno... cioè, già che a me all'inizio me ne ha dato una Maria, che vanno bene per le gare, per le prime gare. La Mazda? La Mazda, e poi ce ne sono altri, almeno un'altra trentina di macchine. E poi tu devi salire di grado per entrare in... ti ho detto, sono proprio all'inizio, quindi... Sì, no. Qui... me la sto ancora pensando. Cioè, adesso poi, anche quel G29 lo prendo, lo restituisco dopo 24. Tu sai chi è Federico Leo? 100 di mira l'abbiamo fatto da 3 anni, eh. Aia. No, figurati, sono giorni che mi sto guardando tutti i video possibili, immaginabili, italiani e stranieri, su questo. Come hanno detto. Sono avventato, ma non così tanto, ultimamente. Sì, no. Vai, ricomincio da capo. Cioè, è bello sicuramente, piaceva molto anche a me, che io purtroppo, dopo un po' che sto davanti a un monitor, mi si inchiodano gli occhi. No, quel problema non c'ho. Io ho un G27 da qualche parte in giro. Torre da protetto. Boh, ragazzi, io sto andando che c'ho riunione di condominio. Auguri. Porta, hai il casco in testa? Porta del manganello. Mamma mia, con la pistola devo andare. Minchia. Il bello che l'avevano messo alle 8:30 oggi, poi qualcuno gli ha giustamente riportato, ha detto, sarete tu e l'amministratore di condominio, calcolando che c'è la partita stasera. Ah, è vero, rimandato alle 7. Torre da boomer. Avanti boomer, qui torre. Riporto avvistamento di un velivolo in volo, in direzione contraria alla mia. Dopo ragazzi, troppo. A dopo. Ciao. Devo procedere all'identificazione o procedere all'intercettazione, quindi all'identificazione e riportare alla torre. Chiudo. Roger, chiudo. Torre da protector. Avanti protector. Chiede autorizzazione allo startup. Autorizzato allo startup, entrata in pista e decollo e riportare il sottovento. Chiudo.
Riporterai. Zeus, su che serve siete? Sull'Orea Air Zeus, Robby. Ok. Ah, ma è entrato Robby. Ho salutato prima, ho detto buonasera a tutti. Non ho sentito però. No, eravate impegnati, te le stavi dando delle istruzioni, credo, a Protector. Allora. Torre da Boomer. Avanti, torre. Ha identificato il modello dell'aereo? Il modello proprio no. Proprio no. Cioè, onestamente no. Antonov 26B, se lo rimembri. Ok. Ho identificato che ha una croce alla stella rossa sulla coda. Aereo colore bianco. Bianchi, gli segnali di atterrare immediatamente. Se non atterra, abbattetelo. Roger. Ma come lo abbatti con un TF5? No, lui c'ha anche la versione armata. Ah. Deo, sul tuo server non mi appare selezionabile. Come non ti appare selezionabile? Cioè, non è evidenziato, C130 ce l'hai? Come? C130 ce l'hai? Sì, devo vedere, sì, ce l'ho. Allora adesso guardo entrare. Bene sotto. Ah, il 51D gli manca, TF51D. Lo ristallo. Che te manca? Il TF51D, TF51D. Quello è di default, che devi, l'hai disinstallato, che hai fatto? Sì, l'ho disinstallato. Ma quella non è una mod, TF, non è una mod, quella è originale. Quindi non dà chi dà consigli, chi dà questo brillante consiglio di disinstallare il TF mio e basta. Credevo che velocizzava in qualche modo. Ma che velocizzava? Quello personale. È quello originale, che cazzo c'entra con le mod? Ma io adesso torre da Boomer. Avanti Boomer. L'Antonov non risponde ai miei segnali di lo abbatta immediatamente. Allora sta portando in zona di mitica. Procedo. Vabbè, che siete che vengo anch'io a rompervi le scatole. Siete su volo basico? Diabol join. Ma è consentito qualunque tipo di velivolo? Sì. Tu stai volando, zio Zeus? Io sto osservando gli allievi in fase operativa. Ah, riporto sottovento, preparo la macchina all'atterraggio. Posso spararti nella torre allora? Torre da Boomer. Avanti Boomer, qui torre. Confermo abbattimento Antonov. Ricevuto. Atterrare per rifornimento a Tinianan International. Prua 276, 6 km di distanza. Roger. Posso prendere qualunque tipo di velivolo, signor comandante della torre? Può prendere tutto ciò che vuole. E poi cosa posso fare una volta che mi sono alzato Ugazzi. In volo per essere ti diverti ad atterrare su qualsiasi aeroporto che c'è vento attraverso, cosa che non attraverso. Avete mai fatto. Allora lo faccio con un 14. Aspetta un secondo, arrivo subito. Protector da torre, cambio. Torre. Riportare il finale. Riporto finale. Lo chiedo in domanda, Protector. No, dopo. Ma dai, sì. Protector, tu sei francese. Sì, ora sei corto. Tommy da torre.
Tommy da torre, cambio. Di torre. Oh. Lei è entrato in pista non autorizzato, Tommy. Per cortesia, rispettare le procedure radio. Tommy Cochi, hai ricevuto? Sì, c'è avuto. Ok. Protector, lo stato del tuo velivolo? Morto. Ricomincia da capo. Torre, torre da protetto. Avanti, Protector, chi sei? Chiedo autorizzazione allo startup. Autorizzato lo startup a riportare pronti al decollo, sei già in pista. Report. Comunque Tommy, sì, sono francese. Boomer da Robin Coppi, torre. ti chiedo autorizzazione a startup. Autorizzato startup, nominativo cortesemente. Robby. Quindi la procedura è questa. Torre da Robby, aspetti che la torre ti risponda e poi fai la tua richiesta. Ok, ripeto. Torre da Robby. Avanti Robby, qui torre. Chiedo autorizzazione a startup. Autorizzato la startup a riportare pronto al rullaggio. Ricevuto, riporto pronto il rullaggio. Torre da protector. Avanti Protector, qui torre. Ah no, niente, chiudo qui. Intanto Tommy passa, fa otto cubani, looping. Adesso E tra un po' tocca farle anche a te. se Tommy non comunica alla torre che è intenzionato a fare manovre acrobatiche sulla pista, decollo e lo abbatto. Grande Zeus. Tommy da torre, cambio. Avanti, torre. Atterraggio immediato, lei farà da scorta al signor Protector. Riportare il sottovento. Chiudo. Torre da Robby. Torre da Robby. Avanti Robby. Mi puoi aggiungere alla lista degli allievi per le comunicazioni, per le procedure di comunicazioni? Anche a me mi Già le stai a manca. fare, non c'è bisogno, comunque Parlo anche del futuro, va bene. grazie. Roger. Torre Avanti Tommy, qui torre. da Tommy. Porto sottovento. Ricevuto. Riportare macchina ferma, pronta per entrare in partita. Torre da Zeus. Un attimo. Da Protector, scusa. Tommy. Quando si finiscono le comunicazioni con la torre devi dare il ricevuto perché sennò per me non hai ricevuto il messaggio. Non ho mai visto. Lo sento malissimo, porca miseria. Sì. Ripeti un attimo la procedura radio che hai fatto prima. No, lo faccio io, ma... No, faccio io, ma... Sì, ho capito. Ok, beh. C'è una sorella che rompe le scatole. Protector, cioè sì, torre, sì, giusto. Torre da Protector. Avanti Protector, qui torre. Chiedo autorizzazione a decollo.
Negativo, ma attendere in più. Roger. Tommy da torre, cambio. Vittor. Quale fase del circuito sta espletando, signor Tommy? Finale. Ricevuto. Riportare macchina Ok, non mi ferma in pista. atterrare su di me, Tommy. Vera Tommy. Boomer da torre, cambio. Avanti, torre. Avvicinamento fallito. Chiudere il carrello, rialzare i slap e ripresentarsi. Ma che avvicinamento fare? Io sono in finale. Ok, vado. Roger. Tommy, nel tuo aereo vedo solo l'elica. Ci sono, ci sono. Ok, no, oh no, perché vedo un bug grafico. Boomer da Starei torre. farendo. Avanti, torre. Carrello. Grazie, torre. Boomer, riportare il finale, chiudi. Roger, riporterò. Tommy da torre. Torre. Situazione carburante. Ah, non fa niente. Fai contropista e affiancati a Protector. Chiudo. Robby da torre, cambio. Avanti, torre. Velivolo utilizzato. F-18. Ho ricevuto. Torre della Zeus. Da Protector. Avanti, Protector. Qui, torre. Aspetto Tommy. Sì. Ok. Torre da Robby. Torre da Robby, avanti Robby, qui torre. Chiedo utilizzazione a taxi. Autorizzato al taxi riportare braccio di decollo. Torre specificare braccio di decollo. Braccio di decollo è quando tu stacchi le ruote e incominci la salita, quello è il braccio di decollo. Ricevuto torre. Ok. Protector da torre. Antitorre. Autorizzato al decollo, riportare quando finito braccio di decollo. Riporterò. Tommy da torre. Antitorre. Rientrare i flap e decollare appena Protector stacca le ruote. Iniziare la corsa di decollo appena Protector stacca le ruote. Riporto braccio di decollo. Fare quota 4.000 piedi per prua 025. Trasferirsi sull'aeroporto di Tinian Internazionale. Roger. Tommy da torre.
appena decollato, attaccarsi all'ala destra di Protector fino all'arrivo dell'aeroporto. Titian Internazionale, chiudo. Boomer, boomer, da torre cambio. Avanti, avanti torre. Situazione? In quale posizione ci Inizio troviamo? adesso. Inizio adesso il finale. Ho detto, era conto e la moneta. 50%. Buono. Qui vado a 149. Sono 136 nodi con la moneta al massimo. Sempre due. Torre di Tommy. Avanti Tommy, qui torre. Verso il motore. Ripartite velocemente. Amadeus per l'esame. Riecchime. Quando sei pronto te lo dico io. Se sono pronto, lo so io. Rettore da Boomer. Riporto Avanti boomer, qui torre. atterraggio Autorizzato a aeroporto. raggiungere il parcheggio, rifornire, c'è una nuova minaccia in avvicinamento. Appena rifornito, chiamare la torre. Sarei io la Ok. minaccia? Negativo. Cioè, no, non si... No, perché vada proprio lì. Tranquillo, tranquillo, non mi permetterei mai, Protector. Sicuro? Se te lo dico io, ti Sicuro? permetti e come? Ecco. Mi Ecco. dispiace, la torre ha sempre ragione, per, mi sa. Torre da Robby. Torre, torre da Robby. Robby, non te lo dico più, eh? Ripeti. Torre da Robby. Avanti, Robby, qui torre. Ho il carrello danneggiato. Spengere il motore, chiamare l'assistenza e farsi riparare l'aereo. Riportare quando pronto. Torre, torre da Caster. Avanti Caster, qui torre. Posso dare fuoco all'aereo? Negativo. Lo posso appicciare? Non ci abbiamo i pompieri. Autorizzazione alla messa in moto. Autorizzato alla messa in moto e riportare pronto al rullaggio. Chiudo. Prego, prego. Io andare alla Protector, ripresa. protector, da torre cambio. Chitarre. Dare la quota e la prua, cortesemente. Ah, sì. Abbattimenti. Quota 025 e altitudine. In discesa verso 4.000 piedi. È quota 4.1, 4.001.
Messaggio non copiato, ripetere il messaggio. Rua 025, altitudine 4200, in discesa verso 4000. Roger, ricevuto, chiudo. Tommy da torre. Avanti torre. Quando è decollato lei? Già da un po'. Da un po'. Boomer da torre. Avanti torre. Situazione di fornimento. Quasi completato, tra un attimo dovrebbero aver finito. Roger. Robby da torre, cambio. Avanti, torre. Ha presentato un piano di volo? Negativo. Ok, allora quando sarà pronto decollerà e farà atterraggio su rota internazionale. Ripetere torre atterraggio. Atterrare su aeroporto di rota international. Rota. Okay. Ricevuto torre. Caster da torre, cambio. Torre avanti, Lei ha giusto? presentato piano di volo? No. Anche per lei, aeroporto di rota internazionale. Quando in volo vi darò le coordinate. Copy. Ma no, è impossibile tenere livellato il TF. Torre da boomer. Rifornimento Avanti boomer, qui torre. effettuato, riarmo incompletato. Chiedo autorizzazione per rullaggio e decollo da Decollo pista. immediato, riportare il braccio di decollo ed effettuare una virata per 203. Roger ricevuto, riporterò. Braccio di decollo e virata per 203. Correttore da Robby. Avanti Robby, qui torre. Effettuata riparazione, avvio startup, riferisco quando pronto per lo startup. Allora, Robby, hai fatto una comunicazione che alla torre di controllo non gliene può fregare di meno. Tu, quando sei pronto a rullare, chiami la torre. Poi, nel frattempo, se te vai a mangiare una carbonara, se te vai a piangere caffè, te vai a fare una trombata, alla torre non gliene frega un cazzo. Hai fatto una comunicazione inutile. Finale, la comunicazione finale, cioè pronti al Quando taxi. sei pronto a muovere, Ok. alla torre interessa il movimento, non interessa quello che fai prima del movimento. Vabbè, l'interesse dello startup. No, nemmeno quello l'interessa, interessa solo avvio il taxi e basta. Esatto, perché alla torre interessa il Autorizzazione avvio movimento al taxi. Allora. sull'aeroporto e intorno all'aeroporto. Quello che fate a terra, alla torre, in realtà non gliene frega un cazzo. L'autorizzazione allo startup è relativo, Allora non te lo dico più, autorizzazione allo no, tu startup. continua a dirlo. Fino a che non fai Ok. l'esame, devi fare quello che ti dico io. Fatto l'esame, fa come cazzo ti pare. Ok. E poi l'esame ne fai due, quello del anche del combattimento. Prima volo basico, fatto il volo basico, facciamo il combattimento.
Tommy da torre. Avanti torre. Hai avuto il microfono che ha scureggiato per 2-3 secondi, come mai? Già fa fatica a sentire la mia voce. E poi fa anche i rumori. Microfono con le puzzette. Non è da tutti. Bellissimo. Non so, il microfono è scassato, non so. Ma che hai, quello del computer o chi tu? Tipo youtuber professionale? Della webcam. Sì, ma allora a quel punto prendete una cuffia, cioè. Ma che mi serve? La cuffia che ti serve? Le cuffie ce le ho, ma io uso con questo microfono qua, è comodo, Caster, funziona Caster bene. da torre, cambio. Torre avanti. Appuntiamo Come se la cava con gli appuntaggi? male, comandante. Ok, allora ti faccio atterrare sulla portaerei. Atterra, ok, beh, ma che vada lo schianto, non è un problema. No, te devi addestrare, Sì, lo so, è una cosa che mi manca, infatti. Però già faccio fatica col 18, finiamoci col 14, come lo stampo bene sulla nave. bellissimo. Sì, ma se tu le cose non le fai mai, mai lo saprai. Lo so, hai ragione, hai pienamente ragione. Torre da protector. Avanti, protector, qui torre. Ho in visuale l'aeroporto. Io ricevuto. sono. Fare un sorvolo asse pista, controllare la direzione del vento e dopodiché decidere su quale testata atterrare. Chiudo. La direzione del vento. Ah, tipo sinistra, destra, ok. Torre da boomer. Avanti, boomer. Riporto braccio di decollo e mi metto in direzione 203 per intercettazione. Ricevuto. Riportare il contatto visivo con l'aereo sospettato. Roger, torre. Torre da caster. Avanti caster, qui torre. Pronto al rullaggio. Autorizzato al rullaggio. Torre da Robby. Pronto Avanti Robby. per il taxi. Attendere il passaggio del 14, dopodiché può rullare anche lei. Ah, male, ciao. Caster da torre, cambio. Avanti torre. Ha visto il fumo? Dove è che è? Chi è acceso il fuoco? Fermi Sì, la l'ho macchina. visto, l'ho visto. Vede la direzione del vento? Vedo la direzione del vento. Ok, quindi il principio in aeronautica qual è? Che si decolla sempre contro vento. Controvento. Infatti io mi aspettavo che mi dessi la pista, non me l'hai data, Non io ho te l'ho preso data la pista direzione per la perché solita. questa è, si presume che sia una scuola, quindi te lo devi cercare te il vento da dove viene, ti ho Ah, messo il tuo per fartelo ok. vedere e quindi decidi la direzione di decollo. Ah, ok, allora vado sulla 24L. A questo punto giro. Torre da protector. Avanti, protector. Sto eseguendo il sorvolo in questo momento. Roger. Mi ci chiama. Robby da torre. Avanti, torre. Autorizzato al rullaggio per la pista. Identificare la direzione del vento e scegliere la testata pista per il decollo. Ricevuto torre. Dirigo alla 24L a questo punto. Torre da protector. Avanti, protector, qui torre. Hai visto lo stato del mio aereo? 24L. Secondo te la torre vede lo stato del tuo aereo? Sì, adesso lo vedo. Bocciato, ricominciare da capo. È entrata una cassa. Torre da Robby. Avanti, Robby, qui torre. Mi dirigo per pista 24L. Ricevuto, riportare pronto al decollo. Da Andersen, da ruota devo rifare tutto. Sì. Tommy da torre. Ditor. Rientrare su rota, avete perso il vostro gregario. Oh mamma. Anzi, fate un atterraggio a Tatina, come cazzo si chiama lei. Fate
Fai sorvolo asse fissa, controlli la posizione del vento e me la comunichi. Sto impazzendo. Aiuto. Vento. Aiutatemi. Questa strada è un sembra di stare in salita. Qui l'ingresso della pista. Ah, devo andare ancora avanti. Boomer, boomer da torre. Avanti, torre. Allora, Torre. le indicazioni per l'intercettazione. Fai tutto come prima, ti affianchi. Dopodiché fai quota, superi l'aereo nemico. Una volta che l'hai superato e che hai fatto quota, fai un jolly roll e lo attacchi di fronte. Roger. Torre, torre da Caster. Avanti caster, qui torre. Mi sfugge il termine, punto attesa. Riporto punto attesa. Chiedo permesso ingresso in pista. Autorizzato ad entrare in pista a decollo immediato. Riportate quando lascerà il sottovento. Torre da protector. Avanti, protector. Ricevuto. Chiedo autorizzazione al taxi. Autorizzato al taxi, entrata in pista, riportare braccio di sottovento. Allora faccio il circuito. No, non devi dire faccio il circuito, devi dire ricevuto. Ricevuto. Riporterò il sottovento. Porterò il sotto. Torre da Tommy. Avanti Tommy, qui torre. Chiedo autorizzazione per atterraggio pista 26. Ultimi anni. Ho ricevuto, riportare il finale. Chiudo. A posto, pa, via. Torre da Tommy. Riporto Avanti Tommy, qui torre. finale. Ricevuto. Torre, torre da Caster. Avanti Caster, qui torre. Mi chiedo indicazioni. Seguo Priwa 240, mi sto portando a 15.000 piedi. Ricevuto. Prua 054 e rimanere a 4.000 piedi. Chiudo. Torre da protector. Avanti, protector. Riporti il sottovento. Roger. Dal sottovento salire a 4.000 piedi e fare prua per 023.
Torre da Tommy. Avanti Tommy, qui torre. Riporto aereo fermo in pista. Ricevuto, andare al parcheggio, fare il rifornimento, anzi faccia rifornimento in pista, ridecolli per prua 205, riportare braccio di decollo. Ricevuto. Boomer, boomer da torre. Avanti torre. Attenzione. Attenzione, ho trovato l'aereo, un Antonov 68 con insegne russe. E niente, solito come prima. Antonov 26, come è uscito il Antonov 26. 68? Perfetto. Ok. Adesso farò. Mettersi sopra di lui, fare quota, superarlo. A che quota sta volando l'Antonov? Approssimativo, Siamo eh? intorno ai 2600 piedi. Ok. Ok, salga a 5000 piedi. 5005. Poi effettui un jolly roll dopo che l'ha superato. Effettua un jolly roll e lo attacca di muso. Ok, ricevuto. Eseguo. Scusate l'ignoranza, cos'è il Jolly Roll? Boomer spiega a Caster che cos'è il Jolly Roll. È una manovra che effettui con ali livellate, fai fare un mezzo tonno all'aereo, perciò lo porti a 180 gradi e quando sei a testa in giù tiri la leva verso di te, l'aereo cambia direzione e ritorna verso il punto da dove sei partito sostanzialmente, la direzione dalla quale sei arrivato. Torre da Robby. Avanti Robby, qui torre. Sono in punto di attesa per entrare in pista. Chiedo autorizzazione, entrare in pista e decollo. Autorizzato ad entrare in pista e decollare, riportare il braccio finale, braccio di decollo, scusi. Ricevuto. Spiegare tecnicamente quello che mi ha detto Zeus. Adesso il signor Protector ti spiegherà tutti i bracci del circuito. Allora, braccio di decollo vuol dire Aspetta, che... prima di dire questo, di dire pia un pezzo di carta e una penna, segna tutte queste cose così te le ritrovi. Ok, Ok, pronto. grazie. Allora, braccio di decollo Cosa è devi praticamente... disegnare? Prima di dire i bracci, devi disegnare la pista? Devi disegnare una pista con le lineette e il tuo aereo sopra. Quindi una vista dall'alto. Sì. Fatto? Ok. Disegnato? Fatto. Ok. Il braccio di decollo è praticamente il braccio che... praticamente il braccio di decollo è... braccio sarebbe come una direzione praticamente. Sì. Una specie di direzione, per chiamarla così, no, è una direzione. Dunque, direzione di decollo vuol dire la prua. Sì, La prua della fagli tua. scrivere prima gli angoli della bussola e poi continui la spiegazione. Se hai una prua, la tua pista, e stai decollando e il tuo aereo è una prua di zero, dunque nord. Poi a destra ci avrai 90 gradi, a sinistra 90, 180, 270 e dietro 180. Vai, diglielo, protetto. 270. Ok. Dunque, questo braccio di decollo è dunque la prua di decollo. Ora, per fare il braccio di decollo, praticamente tu decolli, appena Le stacchi le ruote, carrelli su, ruote. ok, esegui un roteo positivo, cioè che guadagni velocità e sali nello stesso momento. Che angolazione di salita? 5 5, 7, gradi. no, no, 7, 9, 5 allora, gradi.
Robby, non lo so ora questo. l'angolo di salita è determinato dal fatto che tu stai aumentando di velocità e facendo quota contemporaneamente. Per questo l'addestramento lo facciamo col CS, perché non è veloce come il 18. Quindi tu devi decidere l'angolo di attacco a seconda della velocità che stai guadagnando e della quota che stai guadagnando. Quindi deve essere una quota positiva e una velocità positiva. Ok. Quindi Torre, braccio torre la da direzione caster. in pratica. Ho capito. Torre, torre da caster. Avanti caster, qui torre. Richiedo istruzioni. Che devo fa? Allora, prua per un attimino. Prua per 298, abbassarsi a 2000 piedi. Prua, scusami, non ho capito. 298, distanza 14 km, abbassarsi a 2000 piedi. Riportare avvistamento portaerei, Caster. Ricevuto. Protector. Dunque, quando sei a 250, a 500 piedi. Lascia perdere le quote perché per 18 Non vorrei 500. disturbare, ma torre da caster, Avanti. vedo portaerei. Ok, avvicinarsi alla portaerei, vedere il senso di movimento della nave, Schidando. effettuare un circuito ed atterrare. Riportare la Ricevuto. Torre da Zeus, da Protector. Avanti, Protector. Vedo velivoli in Quindi? volo. Quindi informo. Quindi? Informo Ah, questa ok. informazione. Roger. Continua la spiegazione, Robby. E dunque, quando hai fatto il rateo di salita positivo, giri di 90 gradi, Viri di 90 gradi. viri di 90 gradi. Il braccio di sottovento. Cioè, sì. Ah no, di ah no, no, di controbase, scusa. Braccio di controbase. Continua a salire ratio positivo. Viri di nuovo di 90 gradi. Raggiungi il sottovento e ti livelli alla quota dove sei. Arrivi a metà pista perché dovresti essere Allora, in quel quando momento stai nel parallelo. sottovento, esatto, sei parallelo alla pista, continuo. Sei parallelo alla pista. E dunque, in quel momento lì, quando stai parallelo alla pista, quando arrivi a metà pista, metti manetta idle fino a quando non va a 200, a 150 nodi. E Diminuisci la manetta, perché gliela fai mettere in idle? poi gliela rimonta dopo. Negativo, devi Ecco. diminuire alla velocità, adesso io non so qual è la velocità d'avvicinamento del 18 per aprire i Ah, flap del del cappello. 18. Ah, del Sta col 18. 18. Ok. Ora 200, 170. Non lo so 200, qual credo 250, 250. è. Dunque, Minchia, quando siamo a metà 500 km pista. all'ora. Culo. No, 250. Nodi. In chilometri sono Nodi. 500. Ah, sì, e sarà allora con 200, non lo so. Ok, ora sono a sottovento. Ok, Sottovento. sottovento, un attimo, protetto. Fai la comunicazione radio, Robby. Faccio la comunicazione Eh radio. sì. Torre, Ah, non la so. torre da Robby. Ok. Torre, torre da Robby. Avanti, Robby. Qui torre. Sono per prua a 180. Hai detto che stavi nel sottovento? Sì, 180 gradi, Ci sono frega un per cazzo prua a della prua, 180, devi quindi riportare il sottovento. sottovento. Capito, Ok, Robby? ah. Ok, prua 020. Quindi chiami la Quindi torre, prua aspetta 180. ancora. Non ce ne frega un cazzo della prua. Come te lo devo da dire?
Mi devi riportare il sottovento, Robby. Quindi chiami la Sono torre, aspetti che sottovento. la torre ti risponde e gli dici che sei nel sottovento. Vai. Ok. Torre da Robby. Avanti, Robby, qui torre. Mi trovo in sottovento. Ricevuto, fare rotta per 026, 40 km, volare a 4.000 piedi. 206 per 026, 026. 026 per 4 km. Per 40 km, Per quota a 4.000 40 km. piedi. 026. Ok, speriamo di non schiantarci. Controvento. Cominciamo a togliere manetta. 500 piedi. Giusto, Successo. Zeus? Non lo so. Per O sono troppo alto a 500 piedi? me sei troppo basso, no? Non Ah, vedo sono ancora che hai basso? preparato una macchina d'atterraggio, ti stai per perdere la porteri se continui così. No, no, sto girando adesso. Sì, ma non vedo carrello, non vedo flappa. No, no, il carrello l'ho aperto adesso. Stai Sono ancora perdendo abbastanza quota, veloce. non perdere No, quota. no, no. No, Accettando di sai partire. cosa fare, no? Sai cosa Certo. stai. Sai cosa stai facendo, Ce l'ho no? davanti. Mm? Chi, io? No, Tommy. Ok, vediamoci. Ma più mi gira da solo, sto. Lo stiamo perdendo? Di L'hai chi? A cui? recuperato? Di chi? Io ho recuperato, togliamo un po' di Sì, manetta, ma sennò se andiamo non troppo metti i veloci. flap a quelle basse velocità lo perdi. Hai ragione anche te. Aia, Antonov. Madonna Dai, mia. Antonov. Torre da boomer. Avanti, boomer. Qui torre. Ho eseguito tre Johnny Roll. Sì. Ho colpito una sola volta l'aereo. Dopo Sì. Protector, stava andando, l'ho tirato giù. protector, Rientrare. avanti, protector. No, chi è? Tommy. No, era Tommy, mannaggia. Tommy che avanti, Tommy. Ora di a destra. Boomer, boomer da torre. Guarda a destra. Avanti, torre. Fare Virata a rotta destra. per Guarda. 207, salire a Sì. 10.000 piedi. Riportare 10.000 Sto piedi. guardando, sto guardando. Allora il Sto riporto 10.000 piedi, guardando. Torre. 207. Torre da Robby. Avanti, Tommy, Robby. faccio. Raggiunta posizione. Raggiunta la posizione Tommy, faccio una opposta. manovra. 40 km, quota 4.000 piedi, prua 260. Fai una manovra. Guarda come te lo Cambiamo la schianto, prua guarda come. per 064. Torre, qui Caster, ho parcheggiato l'aereo Ricevuto. sul culo della nave. In che senso? Riporto quando recuperato Io vedo un cratere dal... nero sulla portaerei. E come volevasi dimostrare, il primo appontaggio è finito a schifio. Riprova. Tommy, faccio Sempre una una prima manovra. volta. Allora, Sempre... protector. Esatto. Procedura radio è Tommy, faccia la manovra? No, Tommy da Protector. Tommy ti risponde e tu gli dici quello che vuoi. Tommy da Protector. Avanti, Protector. Qui Tommy. Ripeti Facciamo un po' di manovre il sfregolate. messaggio che Tommy ha sparacchiato. Tommy da Protector. Qui Tommy. Facciamo un po' di manovre sfrigolate. Certamente. Torre da Caster. Avanti, Caster, qui torre. Richiede autorizzazione per messa in tavola della cena. Autorizzata la messa in tavola per la cena, rilasciare qualcosa per la torre.
Roger Torre, ci vediamo dopo, signori. Ciao, Ciao. Caster. Buona Ciao, serata. Caster. Dopo. Ciao. Roberto Torre, Torre da Robby. Avanti Robby, qui Torre. Portami all'atterraggio per pronto cena e partita. Jet. No. Protector, passami davanti. Tommy, Allora, mi è siamo. crashato il motore. Silenzio E vado a radio, cena. silenzio radio. Robby da torre. Avanti, torre. Prua 064, distanza 81 km, a tutta manetta. Atterrare sull'aeroporto di Rota International. Chiudo. Ripetere. Prua 064, distanza 81 km. Scendere a 4.000 piedi e atterrare su Rota Internazionale. Prua Ah, rotta, 064. ok. Ragazzi, io devo andare. Ricevuto. Ah, protector. Ciao, protector. Ciao. Ragazzi, io devo andare. Non va bene. Ritorno di Tommy. Avanti Tommy. La cena mi aspetta. Autorizzato alla cena, chiudo. Torre da boomer. Avanti boomer, qui torre. Riporto quota 10.000. Rotta a 207. Correggiamo la rotta per 213. Roger. Robby, poi domani con calma rifacciamo tutte le procedure, se le vuoi sapere. Certo. Quindi adesso sono proprio al limite di carburante, quindi sicuramente farò un atterraggio diretto. Questa non è la giusta comunicazione. No, era una parentesi. L'ho inserita in una parentesi, quindi adesso la faccio corretta. Torre da Robby. Avanti Robby, qui torre. Sono in emergenza carburante e chiedo autorizzazione atterraggio diretto per aeroporto Rota Internazionale. Okay, non si dice atterraggio diretto, la procedura corretta è avvicinamento diretto. Avvicinamento Quindi invece di diretto, fare il ok. circuito fai un avvicinamento diretto per l'atterraggio. Ah, ecco, invece del circuito avvicinamento diretto, ok.
torre. Come va? Avanti torre. Aereo ostile appena decollato dal tuo aeroporto finale. Da rota. Attenzione. Roger. Attenzione. Intercettare e abbattere l'aereo appena decollato. Rota, ok. Giustamente. Ok. Ok, Robby, torre, torre da Robby. Avanti Robby, qui torre. Autorizzato a lasciare la, come devo dire, il volo. Robby termina il volo e rientra in casa. Ok. Grazie, buona cena e buona partita a tutti. Ando Forza Italia. Robby, ciao a tutti. Torre, torre da Boomer, domanda. Avanti Boomer, qui torre. Ma siamo sicuri che hai decollato un aereo? Ai, da rota? Io sono su rota. Sarà l'aereo che non vedrai che ti ha battuto. Ah, maledetto. Non lo vedo dalla mappa.
Hai beccato, ma t'ho visto. Ah, ciao. Allora, tu hai effettuato una virata che in linea di principio è giusto, ma hai effettuato una virata in salita. Devi fare sempre virata a scendere, mai a salire, perché tu ogni volta che sali mi dai tutta la sagoma dell'aereo. Vabbè, sono andato. Tu Provo ad atterrare. effetto in jolly roll, mi metto in difficoltà, perché tu sparisci dalla mia visuale e vai a finire tutto l'aereo, sì. Vediamo se lo riesco a fare ad atterrare. Ok, ti faccio atterrare, non ti scoccio. No, no, ma figurati. No, no, se voglio vedere atterrare in difficoltà. Se mi tiene. Dipende cosa stai cominciando. Ah, no, no, sai, non un più problema niente, di motore è praticamente. Non allargare il circuito, stringere immediatamente. Infatti. Alto. Ma il motore ti funziona ancora? Non risponde più, se lo tiro giù non va Allora più. non devi perdere quota, devi perdere quota quando sei sicuro di entrare in pista, non più. No, ma infatti adesso sono giusto. No, ma ero troppo alto per fare una manovra Leggimi la di velocità. avvicinamento. Sono a 150, sto tenendo. Sono in finale. Ciao. Sai che non ce la faccio ad arrivare in pista. Hai perso quota troppo repentinamente, ti sei mangiato la velocità, la quota è salvezza. Hai Sì. abbassato il carrello troppo presto. Troppo velocemente. Dato. Mischiato. Vediamo se mi salvo. No, non mi sono salvato. Vabbè, però è stato carino. Almeno ti ho visto. Allora, quando stai in emergenza, Boomer, imparate questa cosa. Quando stai in emergenza che non hai più motore, non devi mettere né flap e né carrello. Devi mantenere la velocità, quindi l'aereo deve rimanere in configurazione pulita. Ok. Poi, una volta che sei sicuro di entrare in pista, allora metti tutto giù. Mamma mia, stare una vita che non lo pilota. Bello questo aereo qua, cos'è? Focke-Wulf 190D. Ah, è quello tedesco. Sì. Questa è la versione muso lungo, cioè motore in linea. Il primo Focke-Wulf era con motore stellare. Bello, però mi è piaciuto. Roger. Ma c'è ancora da fare molte cose. Osine. L'importante Io è ricordarsi degli errori. Le virate in salita con un aereo alle 2 ore 6 non si fa mai. Oppure andare in salita per fare un looping, per esempio, sbagliatissimo, perché tu il momento che ti alzi Sì, diventa completamente. Cioè mi ti do il riempi il bersaglio. collimatore e me lo fai pieno praticamente. Ok, vado a cena, ragazzo. Roger.